qui accanto a me Armando Borghi, amministratore delegato di CityLife, e naturalmente siamo nel cuore di CityLife. Ne approfittiamo quest'oggi per la presentazione di quello che è il progetto dello Shopping District per chiedere all'AD di CityLife l'avanzamento dei lavori all'interno del complesso, a partire dal residenziale che è concluso e quasi tutto venduto. A che punto sono la parte commerciale? Beh, allora, nei due lotti, quello D e quello Libes, sono stati realizzati 536 appartamenti, oggi ne abbiamo vuoti meno di 80, quindi siamo ampiamente soddisfatti del successo commerciale che abbiamo avuto. Credo che il progetto sia offerto all'inizio, ma poi è recuperato. Per quanto riguarda invece la parte uffici, quindi i tre edifici che vediamo qui intorno, le tre torri che vediamo qui intorno, anche qui commercializzazione e lavori, come stanno procedendo? Beh, le tre torri hanno la prima torre che abbiamo realizzato, Torre Sozzacchi, e diventerà l'headquarter di Allianz, quindi loro stanno procedendo con il fit-out interno. Stiamo iniziando viceversa la Torre D a fare il fit-out e abbiamo completato ovviamente strutture e facciate, stiamo facendo gli impianti. La terza torre, che è quella che è alle nostre spalle, che è ancora quella più indietro rispetto alle precedenti due, perché il programma la vedeva come terza, appunto, abbiamo realizzato le strutture fino a 429, ovvero fino al pedonale delle torri, appunto delle tre torri. Quindi la parte retail, diciamo che la facciamo raccontare da Marco Vellizzari di Sonae Sierra, che la presenta oggi ufficialmente. C'è poi una serie di altre iniziative legate in particolare alla fondazione, al recupero delle strutture di Fondazione Fiera, la parte verde. Quali sono un po' il timing per l'apertura al pubblico e per i lavori? Allora, partiamo dal parco. Noi abbiamo già aperto 75.000 metri quadrati di parco per i cittadini ed è un parco totalmente pubblico, quindi non per i residenti di CityLife. Proprio questo weekend apriremo altri 10.000 metri quadrati di parco, entro l'estate altri 20.000 per raggiungere altri 24.000 entro novembre dell'anno prossimo. Stiamo realizzando il rifacimento e il restauro conservativo delle facciate del padiglione 3, che è l'ultimo pezzo di archeologia industriale della fiera, e contiamo intorno a ottobre di poterlo veramente svelare e rifar vedere tutta la bellezza, perlomeno della facciata storica che dà sul 6 febbraio. E abbiamo già terminato i lavori di ristrutturazione della pista del Vigorelli, che è lo storico velodromo milanese, avendo totalmente ricostruito la pista, e stiamo lavorando sulla parte invece interna delle strutture e degli spogliatoi. A quel punto, quando saranno finiti tutti i lavori, cosa mancherà per CityLife? Beh, CityLife ha ancora un po' di cose da fare perché abbiamo il secondo lotto di Libes, che intendo la parte residenziale, poi esiste ancora della cubatura nella zona che in questo momento CityLife stessa sta utilizzando come uffici, che è ancora in fase di progettazione, quindi lunga vita CityLife in termini di attività da svolgere.